Ligotti, non sono la stessa cosa i detenuti per associazione mafiosa, i detenuti che appartengono a un'organizzazione come Cosa Nostra sono una cosa diversa dagli altri detenuti. Dottor Ingroia, lei purtroppo pensa alla Cosa Nostra di 20 o 30 anni fa? No, purtroppo è un attimo, vi prego, può dire che non è cambiata Cosa Nostra da allora ad oggi? Ma sono perfino tornati gli peggiorati e sono d'accordo, ma è un'altra cosa completamente. Scusate, se parlate uno sullo economia, non nella politica, perché c'era già nella politica, è entrata nell'economia, a livello planetario, c'era già nella politica. Nella politica è entrata. Quindi lasciamoli fuori, va bene, lasciamoli fuori, questo è il concetto. In coloro nel garantismo ad ogni costo. Va bene, va bene, se questo è il tono delle sue idee. Posso dire un'ultima cosa, che la voglio dire a Taras, cioè, diciamo, il rappresentante un po' di quel mondo, appunto, di garantisti, che si attribuisce solo a se stesso, diciamo. No, io non ho attribuito nulla a nessuno, mi scusi. Posso ma no, lei non può dire attribuisce no, solo a se stesso. Non ho detto ma lei solo, dice questo? Quel mondo, il mondo ma che lo attribuisce solo a se stesso. Io non appartengo a quel mondo che attribuisce solo a se stesso. I garantisti mi riconosco. Non posso parlare. No. Un attimo, Taras, per favore, dai. Sì, ma non mi si attribuisca. Taras, però non faccia, però Marco, non far finta che non c'è dietro a persone come te che hanno una posizione di quel tipo un grande mondo di tante persone che la pensano come te. Abbiamo solo detto questo, se no non saresti qui. Cosa Nostra, no, è giusto confrontarsi. È felice in questi allora, giorni. Prego, al volo, questo. Poi devo andare dal dottor Lari. Abbiamo i carceri pieni di detenuti in attesa di giudizio per i processi troppo lunghi, e invece la battaglia che si fa? Non si fa la battaglia per fare i processi più rapidi in modo tale che ci siano sentenze. C'è gente che è da 3 anni in carcere in attesa di processo, e invece lo si fa per i definitivi. No, scusate. Lo si fa per i definitivi. Scusate, questo mi suona strano. Giovanni, chiudi i microfoni per cortesia. Chiudimi il microfono.